In volo, su un aereo ispirato dall'eccellenza azzurra, in tutti i campi. Si dice che ogni viaggio lo vivi tre volte, quando lo immagini, quando lo realizzi e quando lo ricordi. Mi piace pensare che una delle ragioni per cui sono stato messo al mondo da due grandi viaggiatori sia stato proprio per comportarmi come loro. E quindi vorrei portarvi con me, in giro per il mondo, per far rivivere grandi storie di sport che legano l'Italia ad altri grandi paesi. E quello dove stiamo andando, grande lo è proprio per davvero. 8,5 milioni di chilometri quadrati. Jorge Amado, il più grande scrittore brasiliano vivente, sapeva esattamente di che cosa stava parlando quando recentemente ha detto che o Brasil, il Brasile, ameo, amalo, o deixeu, lascialo andare. Sì, perché è un paese che comunque ti divide. È prevalente l'opinione che sia uno dei più bei posti del mondo. È un paese difficile ma entusiasmante, elettrico, strepitoso. Di futebol dobbiamo parlare per forza. Futebol in Brasile ce l'hanno portato gli scozzesi, tanto cambia poco, sempre lì siamo. Viene dalla Gran Bretagna. Quando arrivate nelle grandi città brasiliane vi rendete conto di quanto futebol sia nella vita continuamente, cioè lo vedete sempre, lo vedete per la strada, anche oggi in Italia per esempio per la strada non si gioca più, in Brasile si continua. Leggerete sui giornali ogni tanto una parola, torcida o torcedores, è il termine che i brasiliani usano per i tifosi. Ora c'è una spiegazione che è possibile soltanto in Brasile. Ovvero sia, dovete pensare che a differenza dell'Argentina, le classi alte brasiliane hanno abbracciato il futebol subito. E quindi si andava alla partita nella Rio de Janeiro del primo Novecento, vestiti come nella Belle Époque francese. Sì, però c'è un po' di differenza. A Parigi fa freddo, a Rio de Janeiro fa un caldo becco. Le signore elegantissime avevano i guanti, ma dopo 5 minuti di partita se li toglievano. E poi seguivano nervosamente la gara e prendevano questi guanti e cominciavano a strizzarli, a torcerli. Quindi un giornalista brasiliano chiamò le tifose torcedoras e, incredibilmente, il termine torcedoras è ancora quello per tifosi e la tifoseria è la torcida. Il posto, se siete a Rio de Janeiro, si chiama Laranjeiras, quindi gli aranceti. È uno stadio dell'inizio del Novecento, il più antico, il 1905, e lì, ancora adesso, si allena la Fluminense, che è la squadra della buona borghesia di Rio de Janeiro, opposto al Flamengo, che invece è la squadra delle classi popolari e la squadra con più supporters in tutto il Brasile. Rio de Janeiro è una città che loro chiamano a cidade maravilhosa, la città meravigliosa. Avete tantissime opportunità e il football è una di queste. Allora, da dove cominciamo? Dallo stadio più famoso del mondo? Il Maracanã? Il Maracanã è stato costruito per il Mondiale del 1950. Aver deciso di entrare in guerra nel 1942 dalla parte degli alleati che poi vincono la guerra aiuta il Brasile perché l'Argentina vuole quelli mondiali, ma l'Argentina è entrata troppo tardi in guerra e quindi la scelta cade sul Brasile. Per far capire che il Brasile è un nuovo paese continuamente in evoluzione viene costruito uno stadio che non si è mai visto da nessun'altra parte. Formalmente dovrebbe contenere 165.000 spettatori, che comunque sono più o meno il doppio di che cosa si può contenere altrove. In realtà nella partita più famosa della storia ne entrano 200.000. Non si chiama così nel 1950, è lo stadio Mario Figlio, cioè è dedicato a un giornalista. Maracanã sarà il termine che arriverà dopo, prende il nome dal quartiere, dal fiumiciattolo dove il quartiere più o meno si situa, ma in realtà è un'antica parola dei nativi della zona e significa pappagallo. La partita è il Maracanazzo, l'Uruguay vince 2-1 contro il Brasile, suturando, no, purtroppo no, quella ferita non è suturabile. Ancora oggi i brasiliani sono legatissimi a quella sconfitta. È un po' come se fosse un segno nella loro vita. Hanno vinto 5 mondiali, però del Maracanazzo non si dimentica nessuno. E quando poi hanno rigiocato un mondiale, hanno preso 7 in casa dalla Germania. È una maledizione che c'è nella loro testa. Al Maracanazzo vanno in 210.000 probabilmente, ma tutto il paese sta sentendo la partita alla radio. Si narra, o perlomeno non narra lui, che per consolare suo padre, il giovane Edson Arantes do Nascimento, chiamato Edson perché nel piccolo paese dove era cresciuto da qualche giorno nel 1940 era arrivata l'energia elettrica e quindi venne chiamato come Thomas Edison, promette a suo padre che un giorno vendicherà quella sconfitta. Io credo che sia più che altro un mito, però è sempre divertente raccontarla. Bene, in quello stadio, e questo non è un mito, il 18 novembre del 1969, Pelé, trasformando un calcio di rigore contro il Vasco da Gama, segna il suo 1000° gol. La partita non viene neanche più ripresa, viene portato in trionfo attorno allo stadio, dirà soltanto 3 o 4 cose, una in particolare
Ascrianza, dobbiamo fare qualcosa per i bambini. Pelé si è opposto anni fa quando il Maracanã è stato trasformato in uno stadio contemporaneo, ovvero si è perso tutta la sua poesia. Da 200.000 spettatori oggi ne possono entrare circa 80.000 ed è lo stadio della finale del Mondiale del 2014. Ma quello stadio, appartiene a un giocatore che si chiama Arthur Antunes Coimbra, meglio conosciuto come Zico. O miglior artigliere do Maracanã, anzi, do Maraca, il miglior marcatore del Maracanã, 334 gol con la maglia del Flamengo o della nazionale brasiliana. Fino a qualche tempo fa erano 333, ma qualcuno gliene ha aggiunto un altro, sono cose da Brasile. È una storia toccantissima la sua. Io credo che sia uno dei 5-6 giocatori più forti mai apparsi. È stato votato numero 7 per i giocatori del Novecento, ma se quel giorno dell'82 l'Italia non li avesse battuti 3-2 in Spagna e lui avesse vinto il Mondiale, e l'avrebbe vinto, probabilmente sarebbe nei primi 5. Guardate su YouTube come calcia le punizioni. Solo lui le calcia così. È un modo di calciare in cui la palla supera la barriera, ma continua la sua corsa fino all'incrocio dei pali. Raccontano a Udine, dove andò a giocare nel 1982, che al primo allenamento arrivò con la sacca dei palloni, salutò tutti quanti, boa tarde, mise i palloni per terra 5 metri dietro la linea di demarcazione dell'area e cominciò a calciare destro e sinistro, traversa. Arthur, ti stai divertendo, vero? No, per niente, scala, cioè misurate la traversa. Aveva ragione lui, anziché i regolamentari 2,39 era 4 cm più bassa, ovvero sia tutti quei tiri sarebbero stati gol. I giocatori dell'Udinese, che devono giocare con lui nelle due stagioni successive, si guardano dicendo: ma chi è che abbiamo preso, se capisce da dove ha calciato l'altezza della traversa? Questo in Brasile invece, al Maracanã, è del tutto normale. I suoi 334 gol se li ricordano tutti quanti. Il problema è che uno dei 210.000 di quel giorno al Maracanã era suo padre, che ha giurato che lui in quello stadio non ci sarebbe tornato mai più. Non poteva sapere che quel fantolino che aveva in mano, che essendo molto minuto e chiamandosi Arthur, era stato chiamato Arturzinho, quindi Arturino, oppure Arturzico, e che una sua cugina disse: zio, ma perché non lo chiamiamo Zico e basta? Ecco che quello lì sarebbe diventato il padrone dello stadio dove lui non ha mai voluto entrare e non ha visto davvero nessuno di quei 334 gol. Un giorno mi ha detto che, pochi giorni dopo la morte di suo padre, lui e suo fratello Edo sono andati al Maracanã. Nessuno ferma Zico quando entra al Maracanã. Si sono accorti che i due fratelli Coimbra portavano una grande fotografia. Era la foto del loro padre. E in qualche modo, come se fosse un manifesto pubblicitario, la fissero dietro una delle porte. Arthur segnò un gol. E siccome Edo sapeva imitare molto bene la voce di suo padre, Arthur glielo dedica. E suo padre, attraverso la voce del primo figlio, risponde: obrigado. Quando l'ho sentito ho pensato che solamente in Brasile si potrebbe immaginare qualcosa di simile, soprattutto se puoi aver giocato in quello stadio praticamente tutte le partite più belle della tua vita. C'è un altro giocatore nativo di Rio de Janeiro che potrebbe interessare. Ovviamente sto parlando di Ronaldo Fenomeno. Ronaldo Fenomeno è un soggetto un po' particolare del football contemporaneo. Si chiama così perché la madre, il padre non c'era il giorno del parto, chiese al medico che stava seguendo in ostetricia il suo intervento: come si chiama, dottore? Ronaldo. E così diventò Ronaldo anche suo figlio. Ora, io credo che con una diversa assimilazione dei carboidrati e con meno ipertrofia sulle sue cosce, Ronaldo Fenomeno sarebbe nella stessa frase di Pelé e Maradona. Se siete dei ronaldisti, e ce ne sono tanti, e volete vedere dove è cresciuto, dovete andare allo stadio del San Cristóvão, perché quello è il suo primo vero campo, e sopra una delle porte, su un muro, c'è scritto: aquí nasceu o fenomeno, qui è nato il fenomeno. Ecco, tutte queste storie ci fanno capire che cosa state per vedere, che cos'è il Brasile, la vitalità strepitosa che hanno, come intendono lo sport, come intendono la vita, come intendono le loro contraddizioni. Buon viaggio da Federico Buffa.